Per me l'ultima scena del film rappresenta la grande forza delle donne e l'unione che loro hanno, soprattutto nei momenti di dolore, che diventa ancora più grande nel momento in cui si uniscono e lottano contro le ingiustizie e per i loro diritti. Manda un messaggio bellissimo perché comunque si vede che lottano per il bene comune, essendo altruista al massimo. L'ultima scena ha due significati molto importanti: l'amaro lavoro che effettuano queste donne che sono sempre unite, sono unite anche nei momenti più difficili della loro vita e più duri. Nonostante gelosie, rancori, litigi, le donne riescono sempre ad unirsi e andare avanti. A differenza invece dell'uomo che il regista rappresenta come un uomo molto egoista, che esce poi sconfitto nel film. Secondo me Riso sta a significare le lacrime delle compagne di Silvana che piangono per la sua scomparsa. Beh, che dire, Silvana è morta suicida, il suo corpo giace a terra e le mondine le cedono una manciata di riso proprio in segno di riconoscenza, perché comunque aveva fatto parte di un gruppo molto unito. Nonostante tutte le cose brutte che gli aveva fatto, loro sentono il bisogno di dargli questo saluto, un po' come un ultimo addio. Il riso è sicuramente la cosa più preziosa e importante che avevano le mondine. Il gesto di versarlo sul corpo della loro compagna, questo sta a significare veramente il perdono, che nonostante tutto, nonostante i suoi sbagli, le volevano ancora molto bene. E niente. Le manciate di riso del finale del film sono come una sorta di appiglio a cui le sue compagne si aggrappano per riportarla alla sua vera essenza di mondina. Il dolore per la morte della loro compagna è molto più forte e più importante. Il gesto finale rappresenta proprio il perdono verso nei confronti di Silvana. Rappresenta, o meglio, è il simbolo di tutta la fatica, il sudore che proprio le mondine hanno messo nel proprio lavoro. Il riso per me rappresenta il frutto di tanto lavoro e sacrificio che fanno le mondine in quei mesi di sforzi e di duro lavoro. L'ultima scena loro lo usano per onorare la loro compagna. Questo è un bel gesto perché comunque è come se usassero la cosa più preziosa che loro avevano. Le donne erano molto unite e ci tenevano a rispetto sia per loro stesse che per le altre. L'ultima scena del film è il fulcro di tutto il film, perché troviamo l'immagine di Silvana che all'inizio viene rappresentata come una donna forte, però poi si rivela debole e fragile perché cede alle illusioni fatte da Gassman, che sarebbe Walter nel film, e ad un falso amore. E invece il riso per me rappresenta l'indipendenza della donna e soprattutto l'indipendenza economica. Beh, cosa dire di Riso Amaro? Io non l'ho visto e lo vedrò al più presto perché comunque è importante, devo scrivere. E ora vedrò, probabilmente lo vedrò stasera.